Vi devo svelare un segreto che forse vi sconvolgerà. Il lievito madre non è lievito. O meglio, non è lievito nel senso microbiologico del termine, cioè non coincide con il lievito di birra, Saccharomyces cerevisiae, che vedete campeggiare sulla mia maglietta. Ma è un qualcosa di un po' più complicato, di un po' più diverso. Quindi, se siete incuriositi dal tema del lievito madre, questo è il video che fa per voi, ma è il video che fa per voi anche se siete appassionati della città di San Francisco e del football americano, e vedrete più avanti perché. Ciao a tutti, io mi chiamo Stefano e sono il vostro biotecnologo di fiducia. Ho fatto un video di presentazione di ciò che faccio per ambito di ricerca, sempre qui sul mio canale YouTube, e ve lo metto in descrizione qua sotto, o dovrebbe apparire di qua, non mi ricordo mai. E questo video nasce da una live su Instagram che avevo fatto con il buon Dario Bressanini, che saluto e ringrazio, perché poi mi ha spinto anche a fare dei video di approfondimento su YouTube, per tutti voi. Essenzialmente, che cos'è il lievito madre? Il lievito madre è un consorzio microbico. Un consorzio è un insieme di diversi attori che si mettono insieme in società per un qualche scopo. In questo caso, lo scopo dei microrganismi, diversi microrganismi, che possono essere di diverse specie, anche molto distanti e molto diverse fra loro, per un determinato scopo. In realtà i consorzi microbici sono molto comuni in natura, perché raramente un microrganismo, una singola specie, se ne sta da solo in un ambiente, ma spesso e volentieri insieme ad altri, perché il lavoro di squadra, ha un suo vantaggio. Quindi, per esempio, un consorzio microbico lo troviamo nel nostro intestino, o sui nostri denti, o in tanti altri esempi, ok? Quindi è un qualcosa di assolutamente normale che tanti microrganismi diversi stiano insieme. In questo consorzio microbico, che noi in italiano chiamiamo lievito madre, abbiamo una miscela di batteri e di lieviti, che fra loro sono molto diversi, nonostante siano tutti e due esseri microscopici. Vi sconvolgerà anche sapere il fatto che i lieviti sono biologicamente, geneticamente parlando, molto più simili a noi esseri umani che non ai batteri. Quindi capite che sono molto diversi fra loro. Perché dico che lievito madre non è lievito? Perché all'interno del lievito madre di lieviti ce ne sono molti pochi, perché il rapporto tra batteri e lieviti nel lievito madre è 100, arriva fino a 100 a 1, quindi 100 cellule di batteri e una cellula di lievito. Quindi, se vogliamo fare le proporzioni, il lievito madre è molto più batterico che non lievito. Quindi il termine più corretto sarebbe da utilizzare pasta madre, perché di fatto di lievito ce n'è poco. Anche se in realtà sarebbe corretto chiamarlo lievito se noi prendiamo la radice etimologica della parola stessa, perché come abbiamo detto nel video dedicato al lievito di birra, che vi metto qui in descrizione, lievito deriva dal termine latino che vuol dire sollevarsi, quindi è un riferimento alla lievitazione, quindi qualcosa che si gonfia, cosa che effettivamente il lievito madre fa. Quindi diciamo che il lievito madre è un lievito nel senso che è un agente lievitante, non che microbiologicamente parlando sia un lievito, nonostante ne contenga ma una parte molto bassa in proporzione a tutti i microrganismi che ci sono presenti dentro. Questo diciamo che è un problema linguistico in italiano. Partendo dal presupposto che il fatto che sia madre non ha un vero significato scientifico, perché avremmo potuto anche chiamarlo padre, sorella, fratello, nonno, quello che è, ma poi nell'atto pratico non ha questo significato vero, oltre al discorso appunto di lievito. In inglese, per esempio, questo problema non si pone perché in inglese lievito madre si dice sourdough. Questa parola è costituita da due pezzi. Il primo è dough, scritto D-O-U GH, che vuol dire impasto, mentre sour, scritto SOUR, vuol dire acido, acidulo. Quindi letteralmente il lievito madre in inglese è un impasto acido, cosa che effettivamente è. E in inglese non c'è alcun riferimento
al lievito, ok? Non si chiama mother yeast, si chiama appunto sourdough. Quindi per loro in inglese non c'è questo, diciamo, questa ambivalenza e questo dubbio, quindi non avrei potuto rivelarvi questa verità scioccante dell'inizio di questo video. Perché è acidulo? Effettivamente lo è, ed è questa una caratteristica che lo contraddistingue da un impasto in cui si utilizza il lievito di birra. Perché? Perché all'interno i batteri fanno la fermentazione lattica. Come vi ho raccontato nell'altro video, la fermentazione lattica è un metabolismo tipico di alcuni batteri che utilizzano gli zuccheri fermentandoli ad acido lattico. Okay? L'acido lattico che proprio perché è un acido, e attenzione, non è che se un acido è una cosa brutta e cattiva, un acido è normale, anche il nostro DNA è acido, ok? Questo tende ad abbassare il pH di ciò che sta intorno. E quindi per questo motivo l'acido lattico è di fatto un conservante, noi lo utilizziamo come conservante. E infatti se noi andiamo a vedere il pH dell'impasto del lievito madre, vediamo che ha un pH che è in circa 4, ok? Mentre da 3,8 a 4,6 sono i valori che ho trovato. Mentre per quanto riguarda il lievito di birra abbiamo un valore che sta tra 5,3 e 5,8, ok? Quindi ha un pH più alto. Per chi non lo sapesse, un pH più basso corrisponde a una maggiore acidità, ok? Quindi il lievito madre è più acidulo, è più acido rispetto a un impasto fatto con il lievito di birra, proprio perché abbiamo la produzione principalmente di acido lattico o anche di acido acetico, una quantità minore rispetto all'acido lattico. Qual è il vantaggio? E vedremo dopo che è importante, che appunto questo acido lattico funge anche da antibatterico, cioè in grado di uccidere alcuni batteri. Qual è il discorso? È che il lievito madre notoriamente è più lento nella lievitazione rispetto al lievito di birra. Questa è una sua spiegazione scientifica, perché? Perché abbiamo detto che nel lievito di birra la lievitazione è anche legata alla fermentazione alcolica, okay? Che porta alla produzione da una molecola di glucosio a due molecole di etanolo e due molecole di CO2, anidride carbonica, che è il gas che poi quando scaldiamo si gonfia e causa la lievitazione. Okay? Quello che ci siamo detti invece è che la fermentazione lattica non porta alla produzione di anidride carbonica, quindi da una molecola di glucosio ne otteniamo due di acido lattico. Okay? Quindi essenzialmente qual è il discorso? È che nel lievito di birra c'è solo lievito e quindi tutto sarà impegnato a produrre appunto queste anidride carboniche, a fare una lievitazione relativamente veloce. Al contrario invece nella pasta madre, siccome ci sono molti più batteri che fanno la fermentazione lattica e produrranno e non produrranno anidride carbonica, con una postilla che tra poco vi dico, ovviamente sarà molto più lento perché l'accumulo sarà soltanto a, diciamo, da parte dei lieviti, che sono pochi, e quindi ci vorrà molto più tempo per far sì che accumulino la stessa quantità di anidride carbonica rispetto all'altro. C'è una postilla perché? Perché alcuni batteri lattici sono in grado di produrre solo acido lattico, quindi fanno una fermentazione omolattica. Omo perché è lo stesso, quindi producono da uno di glucosio due di acido lattico. Al contrario invece alcuni batteri lattici fanno la fermentazione eterolattica, cioè hanno tutte e due le vie metaboliche, ovvero che da una molecola di glucosio producono una molecola di acido lattico, una molecola di etanolo e una molecola di anidride carbonica, ok? Però in realtà quello che possiamo vedere è che comunque la maggior parte, diciamo che il peso maggiore in questo fenomeno ce l'hanno comunque i lieviti, ok? Tra i batteri lattici sono i batteri che producono l'acido lattico, ok? Fra loro i più comuni sono i lattobacilli, che sono batteri del genere Lactobacillus e saranno quelli che principalmente incontreremo dopo.
Esistono tre principali categorie di lievito madre, proprio per tipologia e per come vengono fatte. Adesso qui non sto a dilungarmi perché non è lo scopo di questo video, ma il lievito madre di tipo 3 è quello principale di tipo industriale, mentre quello di tipo 1 è quello classico viene utilizzato per fare, per esempio, il panettone o il pane di alta mura, per restare in due specialità. Italiane, che comunque sono citate spesso e volentieri come esempi nella letteratura scientifica, anche se è in inglese. Okay? Quindi vuol dire che questi nostri prodotti italiani comunque sono interessanti per la comunità scientifica internazionale. Andiamo adesso però a livello microbiologico, cioè a dal punto di vista dei microorganismi. Quindi, che cos'è lievito madre? Come dicevo, è un consorzio microbico che originariamente viene fatto come? Quindi la ricetta base del lievito madre è: si prende la farina, ci si mette l'acqua, lo si impasta e quello cresce, ok? Che, come dicevo anche nella live con Dario Bressanini, se volessimo esagerare proprio, potremmo dire che è fatto a caso, nel senso che tu, quando lo fai a casa tua, non sai minimamente che microrganismi ci stanno crescendo dentro. E semplicemente ci crescono dentro quelli che sono presenti già nella farina, che è uno status dormiente, eventualmente nell'acqua, se non è stata, diciamo, pulita a dovere, e se non vi siete lavati mai le mani, che sono presenti sulle vostre mani, o che sono presenti nell'aria della vostra cucina, ok? Questo ovviamente vale, questo discorso di è fatto a caso, vale soprattutto perché se lo fa in casa senza alcun tipo di esperienza, come potrei essere io stesso, perché io non sono un panificatore, non ho mai fatto il pane, ok? Però in realtà anche i professionisti che sanno quello che stanno facendo perché hanno un'esperienza, microbiologicamente parlando, non sanno che microrganismi ci possono essere dentro. Si può avere un'idea generale, ma nello specifico non lo sai fino a che non fai delle analisi specifiche, che adesso vedremo. Il fatto che sia fatto a caso, sempre tra virgolette, non me ne vogliano i cultori del lievito madre, ma spero abbiate capito qual è il messaggio che voglio portare, questo fatto porta degli svantaggi e dei vantaggi, che adesso vedremo un attimo. Dal lato degli svantaggi c'è il rischio dei contaminanti. Perché qual è il discorso? Quando sappiamo bene che fare delle preparazioni in casa che hanno di mezzo i microrganismi, comunque è sempre rischioso, perché il rischio dell'intossicazione alimentare è sempre dietro l'angolo. Sappiamo bene che ci sono diversi microrganismi che possono causarci problemi, da Listeria monocytes, a Clostridium botulinum, a Clostridium difficile, eccetera, eccetera. Quindi ce ne sono diversi nei cibi con cui abbiamo a che fare tutti i giorni, quindi la pulizia, la sterilità sono fondamentali. In questo caso però, se voi prendete, fate farina, acqua, impastate con le vostre mani, soprattutto se, appunto, come dicevo, non siete esperti, il rischio che ci possa crescere dentro qualcosa di indesiderato comunque è presente, anche perché magari poi non lo conservate in maniera corretta, viene a contatto con altri alimenti, eccetera, eccetera, eccetera. Però il lievito madre ha un vantaggio da questo punto di vista, che sì, può essere esposto a contaminanti, ma il fatto che i lattobacilli producano questo acido lattico che abbassa il pH, questo, come dicevo, funge da conservante intrinseco, naturale, potremmo dire, ok? E quindi tende a ridurre la presenza di contaminanti, tendendo a selezionare dei microrganismi che alla fine della fiera a noi vanno anche bene, quelli che poi vengono chiamati batteri buoni, che a me è una definizione che non piace tanto perché in natura non ci sono i buoni e i cattivi, mettiamola così. Però, diciamo, quelli che tendenzialmente non ci fanno particolarmente male. Fermo restando che il rischio zero non c'è mai, bisogna stare assolutamente attenti. Quindi per questo motivo, che come vi consiglierò alla fine del video, secondo me è meglio lasciar fare i professionisti perché sanno più quello che stanno facendo rispetto a noi comuni mortali, che adesso siamo in casa e ci improvvisiamo. Il rischio comunque connesso a intossicazioni legate a queste procedure sono basse anche per altri motivi, nel senso che basse non zero, attenzione, basse ma non zero,
Perché? Perché fortunatamente spesso se ci cresce sopra qualcosa di strano ce ne accorgiamo grazie ai nostri sensi, perché o spuntano dei colori strani, quindi se diventa verde evidentemente c'è qualcosa che non va, oppure degli odori particolari, ok? Quindi questo ci aiuta. Però, per esempio, non so, Clostridium botulinum è invisibile, non dà odore, non dà colore, quindi non ci aiuterebbe. Oltre a questo, c'è un altro vantaggio, oltre al pH che scende, che per esempio tende a eliminare il Clostridium botulinum. Ma perché poi tutto questo voi lo mettete in un forno o comunque in un qualcosa che scalda a temperature abbastanza alte che tendenzialmente uccideranno tutti i microrganismi che ci sono dentro. Quindi difficilmente potrebbero darvi problemi da vivi, ok? Non so, esagerando, penso, so, a vivo colere che causa il colera, deve essere vivo per causarvi dei problemi. Da morto non lo è relativamente. Quindi diciamo che anche in questo senso i rischi sono bassi, ma ripeto, non sono zero. E in questo senso invece i rischi maggiori vengono quando provate a fare la stessa mossa, quindi a fare i rinfreschi, a far crescere il lievito di birra, per esempio utilizzando quello che vi avevo consigliato nel video precedente, che vi ho suggerito nel video precedente, che poi ne aveva anche parlato lo chef Stefano Barbato, che saluto e ringrazio per avermi citato. In quel caso il rischio di contaminazione è maggiore, perché? Perché non ci sono i lattobacilli che fanno abbassare il pH. Lì in quel caso l'idea era, ok, prendo il panetto di lievito, che è soltanto Saccharomyces cerevisiae, e lo rinfresco facendolo crescere io in casa, più o meno come se fosse un lievito madre. Ok, quindi lì c'è un rischio maggiore di contaminazione. Perché? Perché appunto non c'è l'abbassamento del pH. E anche perché il panetto di lievito è pensato per essere utilizzato immediatamente, quindi per essere preso immediatamente o comunque entro la data di scadenza, non per essere poi propagato per i motivi di qui sopra. Quella cosa lì può avere un senso farla soltanto in queste situazioni in cui siamo costretti a casa e c'è poco lievito al supermercato, altrimenti la cosa più sensata da fare sarebbe andare al supermercato, ricomprarla e ripartire da zero, sapendo anche che hai la certezza che qualcun altro ha controllato che quello è sempre Saccharomyces cerevisiae. Quindi, questi possono essere gli svantaggi. Dall'altra parte abbiamo dei vantaggi non tanto in paragone, ma in generale. Perché? Perché il fatto che sia fatto a caso porta a un'enorme biodiversità microbica. Mi spiego meglio, se io lo faccio a casa mia e voi lo fate a casa vostra, verosimilmente cresceranno dentro dei microrganismi diversi, anche se tenderanno a convergere verso alcuni fra loro simili. Perché? Perché dipenderà dalla farina, dall'acqua, dalle mani, dall'aria. Ok? Questo è molto interessante però, perché questo permette di ottenere, limitandoci tanto ai pani, dei pani molto diversi fra loro, con anche dei microbiota, cioè l'insieme di microrganismi diversi fra loro. E qui vi metto in descrizione un link a uno studio su diversi pani del sud Italia, in cui sono stati analizzati che microrganismi ci sono dentro e ce ne sono alcune differenze. Quindi, qual è il discorso? Che magari la presenza di una specie di lattobacillo, dopo ne nomineremo alcuni, rispetto a un'altra, magari non cambia molto le diverse caratteristiche di cui parleremo, però microbiologicamente parlando sono diverse. Quindi, di fatto, tu difficilmente hai un controllo su quello che ci sta crescendo dentro, per quello che dico che microbiologicamente parlando un po' mi spaventa, al netto comunque delle cose che abbiamo detto prima. Quindi, da quello che state fa che fate a casa vostra, che cosa verrà fuori? Boh, non lo sappiamo. Questo perché ci sono tanti microrganismi diversi. Adesso io qui prendo il mio elenco che ho, perché mi sono segnato. Adesso mi dispiace, anche una cartelletta, sembro quasi serio. Mi dispiace, perché adesso sono costretto a dire un sacco di nomi molto complicati, nomi di specie, di batteri e di lieviti, perché questo dal mio punto di vista è fondamentale, perché dire batteri vuol dire tutto, vuol dire niente. Ci sono specie batteriche fra loro completamente diverse, come se io facessi un documento, mostrassi un documentario
sugli animali, abbiamo i mammiferi della savana, e li chiamassi tutti animali. Posso chiamarli ghepardo, antilope, elefante, scimmia. Quindi capite bene che se li chiamassi tutti, ah, c'è un animale che insegue un altro animale con un branco di animali sul retro, sul fondo. Non si capirebbe niente. Quindi mi dispiace, la microbiologia parla con questi termini. E quindi, parlando dei batteri, soprattutto dei pani italiani, i lattobacilli più presenti sono Lactobacillus brevis, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus alimentarius, Lactobacillus fermentum, poi i nomi ve li scrivo anche sotto in descrizione, e soprattutto Lactobacillus sanfranciscensis, che oltre che essere uno scioglilingua, ci riporta alla città di San Francisco. Quindi qui, se siete arrivati fino qui, buon per voi. Perché? Perché questo microrganismo è stato identificato per la prima volta nel famoso lievito madre di San Francisco, a cui loro tengono tantissimo, talmente tanto che la mascotte dei San Francisco 49ers, che è la squadra di football americano locale, si chiama Sam Sordog, cioè letteralmente Sam Samuele Lievito Madre, che in italiano farebbe molto ridere, però loro ci tengono talmente tanto che è la mascotte della loro squadra di football. Questo è molto curioso, in realtà Lactobacillus sanfranciscensis non c'è solo lì, ma è anche il batterio dominante nell'impasto di lievito madre del panettone, quindi in realtà l'hanno chiamato così perché l'hanno trovato loro e quindi se lo tengono. Ed è un batterio che fa la fermentazione eterolattica, quindi comunque produce sia la parte di fermentazione lattica che di fermentazione alcolica. Avere nomi che ricordano paesi o città non è così difficile. Infatti, per esempio, nei pani, in un pane del Belgio ho trovato Lactobacillus nantensis, che ricorda la città di Nantes, che comunque è in Francia, non è neanche esso in Belgio, però perché evidentemente è stata identificata in quella zona. Altri lattobacilli che si trovano spesso nel pane, nel lievito madre, sono Lactobacillus helveticus, che è utilizzato largamente per la produzione di formaggi svizzeri, ricordo che Svizzera è Helvezia. E poi Lactobacillus salivarius, che chiaramente ha a che fare con la nostra saliva, quindi comunque è un microrganismo che ha a che fare con l'uomo, probabilmente perché a un certo punto ci è finito dentro, non perché qualcuno ci abbia sputato, però è chiaro che è nell'aria intorno a noi. A questo punto so che potreste avere due pensieri, visto che sto continuando a parlare di lattobacilli, ok? Lo yogurt e i probiotici, ok? Affrontiamoli velocemente. I probiotici, per essere tali, per legge, devono essere vivi, devono essere a una certa concentrazione e quantità e avere un effetto poi sull'intestino. Il lievito madre non ha un effetto probiotico, semplicemente perché al netto del numero di cellule, che adesso non so stimare, come ci dicevamo prima, nel forno muore tutto. Quindi quando voi mangiate il pane, dentro non ci sono i batteri vivi. Quindi eventualmente l'unico caso in cui potrebbe avere un effetto è se vi mangiate l'impasto crudo, però. L'altro discorso è sullo yogurt, perché tanti mi avete scritto che si utilizza lo yogurt come innesco per il lievito madre. Allora, secondo me questa cosa non ha molto senso, perché nello yogurt ci sono dei lattobacilli, per legge ce ne devono essere solo due, che sono Lactobacillus bulgaricus e l'altro che non è un lattobacillus, ma è Streptococcus thermophilus, che da quello che ho visto io molto raramente si trovano, se non mai, si trovano nel lievito madre. E nello yogurt non c'è il lievito. Quindi metterci dentro lo yogurt, secondo me, non cambia molto che non invece mettergli soltanto la farina, perché dentro ci crescerà i microrganismi che ci sono naturalmente della farina. Parlando invece di lieviti, chiaramente abbiamo il nostro vecchio amico Saccharomyces cerevisiae, che è anche qua sul mio sticker, oltre che sulla mia maglietta. Poi abbiamo dei microrganismi con dei nomi impronunciabili, tipo Pichia cudriatzeveri, ok? Poi abbiamo Kazakhstania exigua, che ha a che fare con il Kazakistan, infatti lo troviamo nel kefir, che è un latte fermentato tipico dell'Asia centrale, dove si trova il Kazakistan. E poi abbiamo Candida humilis,
che lo so, mi fa venire in mente Candida albicans, che causa problemi vaginali. Semplicemente sono imparentati, ma non sono, diciamo, sono connessi uno all'altro, okay? Quindi non vi preoccupate, Candida humilis nel vostro lievito madre non vi causerà grossi problemi. Perché, appunto, vi dicevo, vi ho dato tutti questi nomi, perché è importante, perché qui è la base poi scientifica di tutto ciò che facciamo nel mondo della microbiologia. Noi parliamo con questi termini. Ed è importante che ci sia una biodiversità così elevata, perché i batteri producono delle molecole che i lieviti tendenzialmente non fanno, ok? Quindi il lievito madre ha anche un gusto che è diverso da quello ottenibile dal lievito di birra, ok? Perché? Perché appunto i batteri, oltre ad acidificare il tutto e rendere tutto acidulo, fanno un sacco di cose che concorrono appunto al bouquet di gusto. Si potrebbe dire che il lievito madre è più completo rispetto al lievito di birra. Non mi piace il termine completo perché fa passare l'idea che nell'altro manchi qualcosa. In realtà il termine più corretto è più complesso. Perché? Perché ci sono tante molecole diverse che nell'altro non ci sono. Qui ho anche altri appunti qui, perché io, come sapete, io registro tutto in un colpo solo, quindi è buona la prima, quindi molto così artigianale, mettiamola così. Appunto, qual è il mio invito? Che farlo a casa non dico che è pericoloso, perché è esagerato dire così, però chiaramente non sapete che cosa ci sta crescendo dentro, potrebbe venire sempre una cosa diversa. I professionisti del settore ovviamente hanno dei trucchi, che però è sbagliato chiamare trucchi, perché sono delle tecniche che derivano dalla loro grande esperienza in questi termini. Quindi il mio consiglio, se volete fare lievito madre in casa, è partire da quello che viene chiamato starter, cioè una coltura scusate, lievito madre, quindi batteri con i lieviti, e qui già qualcun altro sa che cosa c'è dentro, che può essere qualcosa di commerciale che trovate. La parola commerciale non è una cosa negativa, quindi qualcun altro l'ha fatto e voi lo comprate. Oppure dal vostro panettiere di fiducia, anche in questo periodo i panettieri sono aperti, e vi fate dare un pezzo di lievito madre che il panettiere ha fatto crescere. Magari neanche il panettiere stesso sa, sicuramente non sa, che microrganismi ci sono dentro, perché per saperlo ci vuole un'analisi microbiologica, che spesso può sfociare con un'analisi genomica, quindi andare a vedere il DNA. Nemmeno io, se mi mandate le foto dei vostri lievito madre, posso sapere che microrganismi ci sono dentro? Non lo si può sapere, ok? Bisogna andare a fare delle analisi scientifiche specifiche. Quindi, anche nel caso in cui prendeste uno starter, comunque dovete poi rinfrescarlo, fare tutti i passaggi. Lo scopo di questo video non è darvi queste indicazioni di quantità di farina, bla bla bla, quante volte rinfrescarlo. No, perché io non sono esperto di questa cosa, lo lascio fare a chi ne sa più di me. Ma chiaramente ogni passaggio aumenta il rischio di errore. Ok. Ora concludo soltanto con il discorso che chiaramente avrete spesso in testa, e anche una delle classiche domande che arrivate a Dario per la nostra live, è: qual è meglio, dici Stefano, qual è meglio tra il lievito madre e il lievito di birra? Questa è una domanda a cui non posso darvi una risposta, semplicemente perché, come spero abbiate capito, il lievito madre e il lievito di birra sono due cose molto diverse tra loro. Quindi è come chiedere se è meglio la cucina cinese o il cibo eritreo. Sono due cose diverse. Il mio consiglio spassionato è di provarli entrambi e vedere quali vi piace di più. I latini dicevano de gustibus non disputandum est. Anche perché bisogna capire che cosa si intende per meglio. Allora, da un lato abbiamo: per meglio si intende lievita di più o lievita meglio. Allora, come dicevo, il lievito madre è una lievitazione più lenta, ok? L'altro, il lievito di birra, è una lievitazione più veloce, ok? Dipende quello che dovete fare. Se avete fretta, è meglio il lievito di birra perché è più veloce. L'altro ci mette più tempo proprio perché ha dentro una grande quantità di batteri rispetto ai lieviti. Ha un sapore migliore? Anche qui, de gustibus. Sicuramente il sapore è diverso. Perché, come dicevo, i batteri concorrono a produrre un sacco di molecole che nel lievito di birra non ci sono, ok? Quindi hanno un gusto diverso,
diverso anche tra i diversi lieviti madre, come diceva, se così non fosse non avremmo tutti i diversi tipi di pane che conosciamo, con tutti i gusti diversi che ci piacciono tanto. L'altra domanda classica è: fa meglio alla salute uno o l'altro? Anche qui risposta difficile. Sicuramente nel lievito madre abbiamo una quantità maggiore di molecole in generale, quindi è più probabile che ce ne siano alcune che siano meglio, anche qui, sempre bisogna capire se intende per meglio, per la nostra salute. Anche il discorso della digeribilità è complicato, perché anche lì dipende dalla singola persona, dipende da che cosa si intende per digeribilità, quindi qual è l'elemento che non ti fa digerire, e poi anche se parliamo di pizza, poi dipende quello che ci mettete sopra la pizza, perché se ci mettete i peperoni o il pesto è ovvio che poi fate fatica a digerirlo, a prescindere che ci sia il lievito madre o meno. Il discorso di madre è un qualcosa tra virgolette di marketing, sapete che per me marketing non è mai una cosa negativa di per sé, ma sicuramente fa passare l'idea di come se fosse una cosa di famiglia che devi tenere in maniera sviscerale, come se fosse il tuo cane o il tuo gatto. Ecco, diciamo che dal punto di vista microbiologico è una fantasia e magia che per me non esiste. Sono microrganismi, sono esseri viventi, per questo motivo sono particolari come ingredienti nella nostra cucina, perché non ci sono, meno me, non vengono in mente altri ingredienti che devono essere vivi per funzionare, ok? Ma diciamo che tutta questa dialettica per me è un po' esagerata, però va bene. E concludo, giuro che sto parlando da troppo tempo, che appunto io non sono cuoco, quindi non chiedetemi i dettagli delle ricette. Spero che vi sia piaciuto questo video. Se vi è piaciuto, lasciate un like, un commento. Se non vi è piaciuto, non commentatelo, no scherzo, e iscrivetevi al mio canale col bottone rosso che dovrebbe essere tipo qui e qua. Con questo vi saluto, se avete altre domande fatele, nel caso in cui non sia in grado di rispondere spero che arrivi qualcuno più bravo di me a rispondere, e niente, un saluto da Stefano, il vostro biotecnologo di fiducia. Ciao!